Allora, come prima cosa vi chiedo di presentarvi brevemente chi siete e per quale istituzione lavorate. Elisa, siamo la Fondazione Musei Senesi, che è la rete di 45 musei delle Terre di Siena. Io sono Amalia. Io sono Maria e all'interno della Fondazione Musei Senesi mi occupo del servizio civile e dei servizi museali. Ok. Ok, la domanda che vi faccio è, nell'ambito dell'Action Research di Connect, di che cosa vi siete occupati e se ci raccontate brevemente che cosa avete fatto? Sì, allora, è stato scelto di fare l'Action Research sulla Festa dei Musei Scientifici, che è una festa a cadenza annuale, che è destinata prevalentemente alle famiglie e ai bambini nel pomeriggio, mentre il dopo cena è dedicato più a un pubblico adulto, a un taglio assolutamente scientifico, dove i musei all'interno dell'Orto Botanico a Siena svolgono attività che normalmente si svolgono all'interno dei musei. In questa occasione, diciamo, si ha la possibilità di partecipare in un unico pomeriggio, in un'unica sera, all'attività di tutti i musei. Con l'Action Research nello specifico abbiamo voluto intercettare un pubblico dai 19 ai 30 anni, abbiamo migliorato il programma cercando di incontrare i loro bisogni, istituito un board di giovani che si occupano della testa dei musei scientifici a titolo volontario. Ottimo, ultima domanda, com'è andata? Un bilancio, che cosa vi portate a casa, se siete soddisfatte? Bizzarra Fondazione, per noi Connect è davvero stata un'occasione per farsi la domanda se siamo in grado di tentare il cambiamento, è quello che ci stiamo provando a fare. Non dobbiamo aver paura di come il pubblico ci giudica e anzi dall'esperimento dell'Action Research abbiamo capito che possiamo anche chiedere un aiuto per chi ci sta arrivando e forse sì, i musei diventano più belli se a fare sulle persone. Thank you.